Buongiorno e bentrovati da Scandalo, oggi siamo su Nuova Guinea. La facciamo con un velivolo che abbiamo già fatto in realtà, recensione proprio Early 1.43, quindi appena uscita la patch. Velivolo dalle performance assurde, e purtroppo secondo me quella recensione era un po' troppo acerba. La rivediamo proprio perché secondo me c'è il suo modo di volare questo velivolo e ha una sua tecnica ed è molto forte, decisamente molto forte, forse un po' troppo. Però non direi, perché sostanzialmente io credo che ogni velivolo è forte se lo si sa usare. All'epoca non avevo chiare le idee, di come usarlo, adesso le ho un po' più chiare, certo non sono maestro, però comunque. Adesso acquisiamo un po' di quota, poi lo vediamo a medio-basse quote contro i giapponesi che chiaramente volano su quelle quote lì. Siamo sui 4,7, la sua quota secondo me ottimale sta attorno ai 5-2. Davvero lì ha delle performance straordinarie. Va da sé che a questa quota troverete solo, probabilmente quasi solo, Shidenkai e Kyo84, due velivoli che, se spammati nella fazione avversaria o anche nella vostra fazione, dipende da che fazione avete, provocano davvero grossissimi problemi. Intanto un G5N1 è stato avvistato. G5N1 che ho visto nei commenti anche qualcuno vuole recensito, ma vi assicuro che è veramente una roba tristissima, almeno allo stato attuale. Quei cannoni da 20 mm di difesa fanno assolutamente niente ed è fragile come un biscotto oro saiba. Adesso vediamo, qua sotto ne è andato giù uno probabilmente. La partita non dovrebbe essere teoricamente troppo difficile, però io baserei la partita proprio guardando le caratteristiche tecniche di questa macchina, perché analizzata bene, secondo me può essere utilizzata in maniera molto seria e molto competitiva al Tier 4, Early Tier 4. Va con gli FOTF, diciamo P51, una macchina che gira su quei tier lì. 5.3 forse non è il suo battle rating giusto, dovrebbe essere secondo me sul 5.7, un po' più forte, molto forte. Fighter supportivo, ecco la 6M5, vediamo. Vedete, oltre i 500-600 lui non vira più, cioè va solo dritto. Ma è anche la sua fortuna, perché farlo virare, è una macchina che farla virare questa non ci si conclude tanto. Comunque adesso vediamo di riattaccare quella 6M5, sempre che io non lo perda tra le nuvole. Cortina di nuvole abbastanza densa, ma comunque rimane spottato. Ho visto un altro SM5 arrivare alla mia quota, ma diciamo che non è che mi preoccupi molto, perché come vedete basta un angolo minimo e questa macchina continua a prendere velocità su velocità. Quindi adesso qua mi chiude ancora l'angolo, non sono in grado di attaccare. Ho questa compressione sulla virata che è ancora molto forte. Quando sento, mi dite tipo spacco le ali, ecco, non usate l'elevatore per la prima parte della virata, questo vi consentirà di non spaccare ali. Adesso vediamo Kyo84 come manovra. Credo che mi chiuderà l'angolo ancora. Vediamo se riusciamo a dargli dietro. Ok, il rollio non favorisce questa macchina. Sicuramente i fighter monomotore sono più performanti da questo punto di vista. P51 l'ha già colpito, quindi io direi abortiamo anche questo attacco perché non ha nessun senso in questo istante attaccare. Troppi fighter in azione, troppo convulsa la situazione, dobbiamo avere più chiarezza nella manovra. Facciamo un altro loop e poi ecco, adesso diciamo che si sono aggiunti, sono 5 fighter nemici e 4 siamo noi. Ok, il target selezionato è il KPK84 Hayate che chiude l'angolo, non ce la faccio ancora. Probabile che possa spostarmi sul 6M5. Critical hit left wing, io credo che 4 mitraglie e 4 cannoni gli abbiano fatto davvero male a distanza ravvicinata. Io credo che poi anche la virata possa essergli fatale. Niente da fare, continua a virare, però è messo malissimo. Ok, la Yate adesso sta virando, vediamo se riusciamo a chiudere l'angolo coerentemente. Diamogli un... oh, niente da fare, overshoot. Ok, la SM5 è andato a fare compagnia ai cavoli vicino all'aeroporto. Direi che un loop può andare bene. Loro non sono interessati a me in questo istante. Stanno volando abbastanza basso.
Ok, mi riposiziono sul T-84, vediamo se riusciamo a performare un buon attacco. Ok, dato. Lui sta perdendo davvero tanti colpi. Vediamo se riusciamo a prendere il Pokéball. Ok. Questa virata a 550 km/h, vedete che anche lì una compressione, una spinta verso l'esterno abbastanza decisa. E quindi non ha possibilità di fare dogfight intenso, però comunque se utilizzato come energy fight puro, questo è un aereo straordinario, questo si impicca. Se riusciamo a fare dei danni, sì, li abbiamo fatti anche troppi in realtà. Ok. Quindi Pokéwolf andato e Kyo84 andato. Io direi che... ok, ci rimangono solo i bot. Mentre facciamo i bot, io quello che vi posso dire è... questo è un fighter che ad alta quota performa molto bene. L'ho provato, secondo me la sua quota è tra i... adesso io vi ho detto 5002 per essere abbastanza preciso, ma tra i 4,5 e il 6 performa molto bene. Dà davvero soddisfazione. Tetsuo ci sta aspettando in quota, ma forse conviene farne un altro. Ah no, Shinya ha un motore distrutto, poveretto. Vabbè. Qual è la sua tecnica? La sua tecnica è quella di operare ad altissime velocità, perché anche vedrete che è molto facile acquisire altissime velocità sul piano con questo fight. Va da sé che a basse quote bruciate i motori per l'olio, quindi fate molta attenzione. Alte quote l'olio rimane abbastanza basso, però dovete fare sempre degli attacchi da energy fighter, mai da turning fighter, cioè a meno che voi non siate... vedete poi quanti danni fanno i cannoni, io ce li ho ancora stock, quindi adesso li devo ancora sbloccare. Per quanto riguarda, diciamo, gli attacchi da turning fighter, non fateli mai. Se non siete sotto i 450 l'obiettivo è abbastanza facile, tipo quella virata che ho fatto sul Pokéwolf. Ecco, quella rimane una virata interessante. Si può fare, però andrete chiaramente a perdere tanta energia, e quando perdete energia siete facili prede dei vostri avversari, perché loro performano sicuramente meglio di voi. Quindi quando voi dite l'F7F che mi sgattaio alla destra e a sinistra della mappa, è anche poi l'unica possibile tattica che avrete con questa macchina. Ha davvero dei cannoni impressionanti, ha un potere distruttivo assurdo. Anche le mitraglie fanno davvero male. È una macchina straordinaria, veramente molto 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 forte. Io direi che ha anche un battle rating un po' troppo basso per me, appunto, dal mio punto di vista. Andrebbe rivista un pelo. Rimane che è un fighter che necessita inizialmente di essere sbloccato, quando lo avete praticamente stock, di essere sbloccato sulle flight performance, quindi sui vari radiator, wing repair, tutta quella parte lì di sinistra. Lo trovo molto performante a livello di danno, quindi di cannoni, anche se lo tenete stock. Quindi invece di buttare sulla difesa, che è quella centrale, diciamo, lo chassis, insomma, tutte quelle parti, diciamo, che vi inficiano la resistenza dell'aereo, io direi non guardate quelle, guardate le flight performance, poi successivamente vi spostate sulla difesa, diciamo la parte centrale, e poi successivamente andrete a sbloccare gli upgrade per i cannoni, le share rack, quelle robe lì, perché considerate che già di per sé lui fa veramente tanto male, ma veramente tanto male. Quindi quello che vi posso dire è questo è un fighter che secondo me è da sfruttare tanto nella 1.43. Non è un fighter di attacco puro come l'F8F o il P51, ma rimane un fighter supportivo veramente molto forte. Potete fare la differenza quasi sempre. Alcune partite io me li allineo tutti in coda, poi grande loop e testa a testa e ne faccio fuori 2-3 prima di morire. Quindi anche questo è un, secondo me, gameplay interessante su come vedere l'F7F, 1x2 anche molto interessante, 133.000. Ci vediamo alla prossima. Ciao!